Sicuramente il risultato è bugiardo, no? Perché tutte e due le squadre hanno creato tante occasioni. Lei ha spesso detto è un anno di crescita. Vedendo la prestazione di oggi e mettendola vicino anche alla prestazione di Firenze, quella di Roma, c'è cioè tre squadre che oggi vi precedono in classifica, sono dati incoraggianti che si possono prendere da queste tre partite, anche rispetto magari ai gol subiti, tutte quelle ripartenze con Roma e Napoli dell'andata. Cioè questo è un grande passo in avanti che si può. Sì, è vero, ancora non siamo nei 90 minuti, ogni tanto ci addormentiamo, così ci abbiamo qualche calo di tensione di troppo anche quando si gioca bene il primo tempo. Sapevamo che Napoli soprattutto fa dei contropiedi micidiali, poi alle volte siamo stati un po' leggeri a concederli. Però abbiamo fatto un primo tempo veramente bello, mi è piaciuto anche il Pito, la grande squadra proprio. Nel secondo tempo siamo calati, siamo anche un po' in emergenza in certi ruoli, insomma. Quando poi il Napoli ha messo Amsic, che è un centrocampista in più, si soffriva nel palleggio e poteva anche così andare peggio. È anche vero che poi anche nel secondo tempo un paio di occasioni importanti o tre ne abbiamo fatte anche noi, insomma. Quindi la partita ha ragione lei nel punteggio, perché poteva essere un 2-2, un 3-3, complessivamente si può dire giusto il pareggio. Mister, si ha la sensazione che Amsic possa servire più a quest'Inter che a questo Napoli. E si cercherà in futuro, adesso magari Amsic no. Su questi argomenti dopo la partita, chiedetemi della gara. Allora le faccio una partita sulla gara. C'è una domanda sulla partita. Come mai non ha pensato di fare entrare Guarin e non Milito al posto di Icardi? Voleva bilanciare un po' di più la squadra Sì, visto che dopo quello che ho Amsic. detto, quando il Napoli con la qualità che ha arrivato Mertens ha messo Amsic, che ci palleggiava, soffrivamo già al centrocampo, ci hanno calate le forze, quindi sia Icardi che Palacio erano crampi, non davano più il contributo del primo tempo, ma come altri giocatori, come D'Ambrosio, come Kovacic, mi chiedeva il cambio, poi non veniva a cambiarsi, mi diceva stia attento Kovacic, non lo faccia, allora sono stato con i tre cambi, stavamo soffrendo, stavamo in quel momento lì, e mi è sembrato più giusto adeguarmi a loro, rinfortire il centrocampo, tanto è vero che appena ho levato la punta abbiamo fatto le due occasioni importanti con Guarini, con Nagatomo, l'azione di Hiller è venuta conseguentemente alla palla gol di Nagatomo, nel contropiede successivo, cioè, ci hanno preso in velocità, ecco perché era rischioso, perché per come si stava evolvendo la partita ci poteva stare che nel secondo tempo perdessimo nel finale, ecco perché ho fatto certe valutazioni. Buonasera mister, Massimo. allora innanzitutto complimenti non solo per la partita di questa sera ma anche per il lavoro che sta facendo ancora anche all'Inter, tutto, che ha fatto all'Inter tutta la stagione. Brevemente, allora io ho visto questo, primo tempo in cui la sua squadra era un po' più lunga del normale e un secondo tempo che lei ha arretrato il baricentro e forse, che dico forse, sperava di poter proporsi in contropiede attaccando gli spazi del Napoli. È una mia impressione, volevo sapere se era tatticamente voluta questa situazione. Allora, il primo tempo era tatticamente voluto e l'unica cosa che, se lei mi ha visto dal campo, sono arrabbiato, che avevo spiegato le coperture preventive un paio di volte che Caleò poteva far gol in contropiede, l'avevamo previsto e lì mi sono arrabbiato, solo in quel caso, per il resto secondo me il primo tempo è quello che io vorrei sempre vedere, ci è mancato il gol, ma abbiamo creato tanti presupposti, abbiamo avuto il possesso palla, abbiamo schiacciato il Napoli. Questo mi piace, il secondo tempo dico la verità, siamo calati e Napoli ha preso il sopravvento anche proprio per il merito da quel punto del loro palleggio che hanno una qualità importante, ci hanno un po' schiacciato, non è stata per scelta, è stata per necessità. Mi perdoni velocemente, ci tengo personalmente a sapere una cosa. Allora, non faccio nomi perché non è eticamente corretto tirare in ballo giocatori della sua squadra. Però dico, al di là della campagna acquisti che la società penso farà in estate, lei crede che con questi uomini cioè, si può fare di più con gli uomini che lei ha a disposizione, con la rosa che ha a disposizione, di quanto ha fatto bene finora? Cioè, questi uomini possono rendere ancora di più? Guardi, ci sono ancora tre partite. A fine anno, io credo un allenatore durante la stagione non deve parlare di queste cose, deve cercare di far rendere proprio gruppo al massimo fino alla fine dell'anno, al di là delle difficoltà che tutti sanno, il cambio societario, il nuovo giocatore a scadenza. Questo è stato un anno particolare sul quale dobbiamo programmare bene il futuro quando i giochi sono finiti. Aspettate 3 domeniche e poi vi darò tutte le mie idee e tutto quello che penso. Certo.
quest'anno quello che poteva fare col secondo in mano, si è fatto una serie di pareggi pazzeschi, ci sono mancati punti. Io sono contento soprattutto del lavoro che si è fatto, di come la squadra è cresciuta, l'abbiamo vista anche oggi. Questo è importante, era importante fare questo quest'anno, al di là della classifica, proprio da non leggere fino a fondo. Il prossimo anno bisognerà fare certe valutazioni per partire in un altro modo. Grazie. Mister, ok che se ne parla a fine stagione, però lei ieri in conferenza ci ha detto che partite di cartello come quella di stasera devono servire anche per valutare determinati giocatori. Ha avuto certo. Questa sera già indicazioni importanti? Ho visto qualcosa anche stasera, di sicuro, certo. Si vede la crescita di alcuni ragazzi in certe partite, perché poi possiamo fare tanti discorsi, giochiamo bene, giochiamo male, ma la qualità dei giocatori che vanno in campo va considerata. Per esempio oggi, anche quando con noi calavamo così, c'era per esempio entrato un giocatore, Napoli in questo momento tirava fuori un giocatore come Amsic, come Pant, che sono entrati freschi, partita in corso, ecco, ci sono delle valutazioni che non possono prescindere dal valore dei giocatori e della squadra che affronti. Sì, mister. Ciao, volevo sapere un po' cosa ti aspetti nelle prossime tre partite, se pensi che ci possa essere il miracolo del quarto posto o se oggettivamente diventa impossibile anche per il calendario. E poi ti chiedo, proprio alla luce di quello che dicevi, credo che la Nocchia stasera abbia fatto una delle migliori partite in assoluto, almeno dal mio punto di vista. Anche con Torino fece una grande partita. Però stasera a maggior ragione che c'era una difesa che era a pezzi. Sì, no, guardi, anzi bisogna che mi ricordi di fare un elogio a Andreoli, che non me l'aspettavo, un anno che non giocava da titolare in campionato, è stato oltretutto, non è calato, è stato bravo bravo. Ecco, questo lo voglio fare perché se lo merito. E invece sulle prossime tre partite, cioè, cosa ti aspetti? Ogni volta faccio le valutazioni su questa partita, poi mi rientrano quelli che erano fuori, speriamo che rientri anche Jonathan, che può servire anche a partita in corso. Oggi ci mancava anche lui, che sulla fascia in certi momenti può dare qualità quando sta bene, e quindi faccio valutazioni in base a tante cose, come le vedrò anche in settimana, e poi spero di scegliere la formazione migliore per affrontare al meglio il Milan. Salve mister, considerando le due gare andate e ritorno che il Napoli ha disputato le coppe e l'Inter no, come ricordo insomma, con la considerazione che lei fece a Napoli insieme a Galliani che la Champions toglie 10 punti, questi 12 punti di distanza dipende dalla rosa che ha, si è scordato il dettaglio, perché miei c'erano altre risorse, si facevano altre cose a Napoli, quindi tutto è rapportato al valore della rosa che hai quando fa le coppe, anche quando c'è Cavani, Lavezzi, magari in questa squadra non è, vabbè, insomma a prescindere le scusi, ma Cavani e Lavezzi quando sono arrivato io non sono diventati Cavani e Lavezzi, come se lei si scorda che Lavezzi quando sono arrivato io il Napoli al massimo aveva fatto 50 punti e Lavezzi era valutato 8 milioni di euro, è andato via per 30 milioni, come Cavani era valutato per 17 milioni, in 3 anni è diventato un top player da 63 milioni. Queste sono risorse da spendere, da fare in base a come vuole fare l'allenatore del momento e la società. Quindi la distanza tra 12 punti tra Napoli e Inter lei ritiene solo per la rossa, diciamo, anche se Napoli ha disputato più partite. Lei c'è per la polemica, no, io le faccio se lei domanda. Guardasse dei dati non ci sarebbe da parlare un'ora, ora io devo parlare della partita, se le vuole io parlo della partita. La ringrazio, grazie a lei, grazie, bravo.